Il 2022 per Reggello sarà un anno nel segno di Masaccio. Quest'anno ricorrono infatti i 600 anni del trittico di San Giovenale, conservato nel Museo Masaccio della frazione di Cascia, per la cui pieve il maestro rinascimentale lo dipinse. Si tratta della prima opera attribuita al pittore del Rinascimento e il comune della città metropolitana di Firenze intende festeggiare questa ricorrenza. Il 23 aprile sarà inaugurata la grande mostra Masaccio Prospettiva 22, iniziativa che rientra nei progetti degli Uffizi Diffusi. E vorremmo che rappresentasse, anche fosse l'occasione per promuovere tutto il nostro territorio, le eccellenze del comune di Reggello, quindi ambiente, natura, turismo, cibo, cultura, tutto quello che ruota intorno a questa importante opera. Quindi dal 23 di aprile per 6 mesi avremo una serie di iniziative culturali, ambientali, diciamo anche di promozione turistica. Il 2022 è anche l'anno in cui il comune di Reggello intende valorizzare la montagna e la foresta di Vallombrosa. Attraverso l'eco bike, attraverso i percorsi trekking, e quindi affinché veramente Vallombrosa possa essere la montagna dei fiorentini, la montagna di Firenze. Come altri territori, anche Reggello punta sui bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Su alcuni bandi hanno già avuto, diciamo, una prima ricaduta positiva per quanto riguarda la rigenerazione urbana in alcune frazioni, per quanto riguarda il discorso delle case di comunità. Ecco, comunque, ecco, l'anno 2022 sarà un anno importante dove dobbiamo coniugare sviluppo del territorio, promozione del territorio e anche la vivibilità e l'attenzione alle 13 frazioni, perché va detto e riconosciuto che Reggello ha questa particolarità, 13 frazioni sparse su 120 km quadrati che vanno da Vallombrosa, Saltino, fino che siamo all'altezza di 1000 metri, fino a Matassino che è all'altezza, insomma, dell'Arno. Ecco, quindi un comune molto vasto, ma dove dobbiamo porre un'attenzione particolare su ogni frazione. Tra le aziende del territorio l'Istituto De Angeli, leader nella produzione di farmaci. Una storia di più di 25 anni, attualmente l'istituto è di proprietà del gruppo francese Fareva, 300 persone impiegate e un fatturato di 50 milioni di euro. Un'azienda che fa di ricerca e sviluppo uno dei punti di forza, così come dell'automazione. Questi sono alcuni carrelli di trasporto totalmente a guida autonoma e questo è il Grande Magazzino, una cattedrale da 100 metri di lunghezza per 20 di altezza, totalmente automatizzato. Reggello si inserisce in un territorio che ha parecchie istituzioni di tipo farmaceutico e quindi riusciamo a trovare tante persone che sono capaci di esprimere il loro lavoro in modo molto positivo. Dal punto di vista istituzionale devo dire che anche le istituzioni ci stanno supportando molto, perché ultimamente abbiamo fatto tanti interventi e notiamo una buona velocità nella risposta da parte delle istituzioni in tutte le istanze che noi chiediamo loro di accogliere. Per cui credo che tutte le aziende che si trovano in questo territorio possano beneficiare sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico e anche tutto sommato da un punto di vista delle istituzioni, di un buon supporto e un buon appoggio. La vocazione tradizionale del territorio di Reggello è quella agricola e in particolare la produzione dell'olio. Qui siamo ai Bonsi, storica fattoria e frantoio, ora anche agriturismo e sede di eventi. Noi al momento abbiamo ancora circa 13.000 piante in produzione, con una divisione 70-20-10 di frantoio, muraiolo e leccino, che è, diciamo, il blend classico della zona. Produciamo sia un extravergine biologico ordinario, se così si può dire, e sia il Laudemio, che invece è un consorzio particolare di cui fanno parte 21 fattorie che segue un disciplinare particolare per produrre un prodotto d'élite, diciamo. Siamo, come tutti, molto attivi su cercare un mercato estero oltre che quello italiano, per cercare appunto di promuovere sia noi stessi, ma soprattutto anche Reggello e la comunità dell'olio, chiamiamo, che è quella della zona.